È una Paola Ferrari inedita quella che si è raccontata nella trasmissione di Radio 2 Un giorno da pecora. La giornalista che sta accompagnando gli spettatori RAI lungo il percorso degli Europei 2016 ha svelato il nome di un calciatore oggi allenatore per il quale aveva un debole. Solo non mi è piaciuto tanto. Però sai cos'è? Come giornalisti allora non si poteva. Se eri fidanzata con un calciatore, ti tagliavano fuori immediatamente. Mi piaceva Marco Van Basten. È uno con cui sarei uscita, ma lui era già fidanzato. Tutte impazzivano per Gullit e invece io adoravo Van Basten. Paola Ferrari. Marco Van Basten è bello anche oggi, è invecchiato bene. Paola Ferrari, dunque, ha ricordato quella simpatia reciproca che li legava. Secondo la giornalista che ha 55 anni e in splendida forma ancora oggi Marco Van Basten sarebbe un uomo decisamente affascinante. Non è mai venuto in studio, ma quando mai veniva? Non ho mai visto Van Basten in uno studio, però lo intervistavo e lui mi aspettava. C'era una simpatia reciproca. Se devi sceglierlo, è meglio Bello. Ancora adesso lo è invecchiato bene e non tutti invecchiano bene. Gli uomini a 50 anni hanno un crollo, molto più di noi donne. Invece Van Basten no. C'è un altro personaggio del mondo del calcio che ha attirato l'attenzione di Paola Ferrari. Marcello Lippi è uno degli uomini più belli del mondo, e senza età. Dal 1997, la giornalista è felicemente sposata con Marco De Benedetti. Chi se ne frega?